Città di Paola, un comune senza piano strutturale comunale. La vicenda continua a far discutere la politica cittadina per essersi arenata in consiglio comunale. Ma al di là delle valutazioni tecniche, la lettura del caso, secondo l'attuale sindaco Basilio Ferrari, è da ricercarsi nell'intreccio con la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente. Una volta votato in consiglio comunale questo piano, fu inserito in bilancio la previsione dell'entrata di un surplus di IMU per 3 milioni di euro, con cui si diceva sarebbe riequilibrato il bilancio. A fronte dei 3 milioni di euro entrarono 10 mila euro, perché lo strumento non era idoneo, non erano realmente edificabili i terreni perché lo strumento non era perfezionato, non c'era la possibilità di avere la concessione edilizia su quei terreni, quindi il cittadino non pagò. Era virtuale, il bilancio si è arenato. Di lì poi si è sviluppata tutta la serie degli effetti domino per la deliberazione dello stato di dissesto. L'importante documento per lo sviluppo urbanistico e economico del territorio dunque giace nei cassetti dell'ente, arenato sulle strade tortuose dei necessari passaggi burocratici, rese ancora più impervie dai ricorsi al TAR presentati dalle opposizioni. E Ferrari ricorda tutti gli elementi di irregolarità segnalati dalle autorità preposte. La regione ci comunica di non aver mai ricevuto il piano, di non aver mai ricevuto neanche dal punto di vista della cartografia, non è stata rinvenuta la VAS, quindi la valutazione di impatto ambientale, non sono state osservate le prescrizioni obbligatorie per legge del Dipartimento dei Lavori Pubblici, non è stata inviata alla provincia per la congruità con il piano territoriale provinciale. L'università, individuata dalla precedente amministrazione come consulente tecnico-scientifico, mi formalizza per iscritto di non sconoscere i passaggi che sono stati seguiti perché sono stati saltati alcuni momenti obbligatori previsti dalla legge. Che cosa avrei dovuto fare io? L'unica strada percorribile, afferma ancora Ferrari, è stata quella del ritorno in consiglio comunale. Per annullare in autotutela gli atti che ci sono stati contestati, quindi l'adozione finale in mancanza dei visti, consentire con l'impegno preso per iscritto da quei progettisti dell'università di riacquisire questi pareri vincolanti, quindi quello della provincia, quello della regione, acquisire la valutazione in impatto ambientale strategica e ritornare in consiglio comunale per riadottare un piano che sia completo in tutti i suoi elementi, nei tempi più brevi possibili.